Parte, presenza, non c'è Heinz, bisogna... Sì. Chiamato. Tutto fatto. Non manda bersaglio la bomba dopo aver segnato quella precedente. Melli ha accoppiato proprio con Grasulli nel mismatch. Il pallone un po' sporco qui per Baldasso che alla fine si deve prendere la tripla che però non va a bersaglio. A rimbalzo Tarceschi allo scadere dei 24. Biliga ha creato poco in questa azione Milano. Davis è contro Mitoglou, fa quel che può. Però insomma Dino Mitoglou ha un po' più di stazza di lui. Shields che riceve questo pallone, si butta dentro Biliga, alla fine si va fuori da Baldasso che ha tanto spazio, tiro che si deve prendere l'ex giocatore della Fortitudo. Entrare in questa squadra da prepotente, però insomma un ogni volta che parlo io il gigone segna. Ma poi quando un giocatore arriva in una squadra nuova ha sempre voglia di farsi vedere, quando c'è questi inizi dall'altra parte chiedevamo dei tiri con più ritmo. Prova a farsi sentire l'ex giocatore di Bamberg e Fenerbahce, va fino in fondo, alla fine con il suo movimento trova un grandissimo canestro. È ovvio che devi essere anche nella serata che fai canestro, però per adesso sta premiando Trieste il proprio attacco. Risponde però immediata, subito direi, dei suoi tifosi. Appena arrivato qui perde il pallone Konate, allora Milano può prendersi questa tripla con il pistolero e tripla di Troy Daniels che manda a bersaglio per il più 4. Palleggio di Shields con la mano mancina, Konate resta su di lui, alla fine Shields va dall'altra parte, tiro con la sua mano destra. Milano alla fine, Daniels si mette in proprio con lo step laterale, a rimbalzo vola però Melli insieme a Shields e Tarceschi e allora Daniels fa saltare Corey Davis e spara da tre punti. Fuori per Melli, extra pass adesso per Shevon Shields accoppiato con Grasulis, Shields va fino in fondo, mano destra, tutto Shevon Shields in questa azione. Con Nick Melli che adesso torna in panchina. Il tiro da tre punti di Shields con tanto, troppo spazio, se la ride Shevon Shields. Poi Tarceschi in punta contro Shevon Shields che va fino in fondo, adesso ovviamente ha preso fiducia, ha preso ritmo. È contentissimo di questo Shields ritrovato perché per l'economia del futuro. Dall'altra parte Tarceschi continua il suo mini show nella partita. Il blocco da parte di Daniels con la difesa a zona di Trieste. Altra palla sotto per Tarceschi che questa sera non ha la minima intenzione di sbagliare niente. Con 10 secondi per andare al tiro riceve il pallone il nipote di Horace Grant che trova Baldasso, tiro importante. Ho 6 secondi per chiudere il quarto, vediamo se si mette in proprio Tommy Baldasso che alla fine va col pallone un po' sporco per Biliga ma comunque efficace per Datome nel mismatch con Banks. Bullet pass fuori per Ricci, extra pass per Jerian Grant. Fortitudo domenica alle ore 19:30, qui palla un po' complicata per Rodriguez che comunque la tocca. E poi palla sotto per Biliga, riapre per Shevon Shields, 3 secondi per andare al tiro. Rodriguez con tutto lo spazio, con tutto il tempo del mondo. Altro ottimo show da parte di Delia che poi deve rientrare su Tarceschi, palla alzata e Tarceschi stasera non sbaglia niente. Il blocco e il riblocco da parte del numero 15, fuori poi per Shields che ha ancora tutto lo spazio del mondo per segnare la bomba. 102-84 per l'Olimpia Milano.